amici e amiche, buonasera e bentornati sul mio canale. Allora, oggi è stato un giorno stile sfiga day, proprio la giornata della sfiga. Oggi la mia giornata è stata travolta dalla sfiga. Non avete idea della giornata che ho avuto oggi. Siccome nello scorso video in cui ho iniziato il trattamento Olaplex 3, ve lo lascio giù nell'info box se vi può interessare, avevo detto che stavo aspettando un pacchettino da Makeup Revolution perché ho fatto un ordine e stavo aspettando il pacco, che è quando mi sarebbe arrivato avrei fatto l'unboxing con voi. Allora, che cosa è successo? Che il pacco mi è arrivato stamattina e io stamattina avrei voluto fare il video, registrare il video e aprirlo con voi con la luce naturale, perché siccome devo fare pure qualche swatch sulla mano per farvi vedere, avevo bisogno della luce naturale per rendere lo swatch più veritiero possibile. Però purtroppo ho avuto talmente tanti di quegli imprevisti che si concentrano poi tutti in un giorno. Non è che dici uno ti può capitare in un giorno, tutti sparpagliati, no, ti devono capitare tutti lo stesso giorno. Il pacco mi è arrivato stamattina e quindi oggi lo apro insieme a voi, lo apriamo insieme. Ho ordinato dal sito due prodottini, che sono uno un blush della linea I Heart Makeup, di cui ho già le palette, le chocolate palette di Makeup Revolution, sono fantastiche. Vi lascio il link giù nell'info box in cui vi ho fatto vedere le mie palette, i miei acquisti fatti sul mio primo ordine sul sito Makeup Revolution. Ho preso una cosa tipo 4 palette rossetti. In ottobre ho fatto un altro ordine e ho preso dei pennelli. Poi che ho preso? Ah sì, ho preso la mia palette preferita, che è la Flawless 4, sempre di Makeup Revolution. È diventata la mia palette preferita, la sto adorando. E un altro rossetto preso perché mi sto trovando benissimo con i rossetti di Makeup Revolution. Infatti questa è la prima volta che io indosso un rossetto rosso. Io prediligo tantissimo i nude, a me piacciono tantissimo i rossetti nude, però ogni tanto bisogna cambiare e quindi ho addosso il rossetto di Makeup Revolution, che è, se non mi sbaglio, della linea Renaissance ed è il Restore. Comunque anche questo era un prodottino presentato nel video in cui del primo ordine di Makeup Revolution, che vi lascio sempre giù se volete vederlo. Comunque mi sta piacendo tantissimo, sinceramente io non mi sono mai saputa vedere con i rossi perché non lo so, mi sembrano troppo accesi, però nella vita si può sempre cambiare idea. È davvero carino, è un rossetto davvero confortevole e ha un finish semilucido ed è molto pigmentato. Altra cosa fantastica è che profuma di cocco, mamma mia ragazzi che meraviglia. E l'ho pagato questo rossetto qui, se non mi sbaglio, 4,99 euro. Torniamo a noi. Quindi questo è il mio terzo ordine sul sito Makeup Revolution e ho fatto l'ordine proprio per lui, un illuminante che si chiama Vivid Highlighter. È un illuminante low cost, secondo me, secondo la mia opinione, poi lo vedremo insieme fra un po', però da quello che ho visto, secondo me questo è il miglior illuminante low cost che c'è sul mercato. Bando le ciance, perché non è che siamo qui a fare la giaretta e gorilla. Apriamo questo pacco, voi sarete i miei occhi, io cambio inquadratura e inquadro il pacchettino, lo apriamo insieme. Se vedete questi pezzi di carta incollati, ho coperto i dati sensibili e quindi sono lì per questo. Allora, apriamo questo pacchettino, questo benedetto pacchettino. Allora, apriamolo. Non vedo l'ora di aprirlo. E poi tra l'altro questo illuminante, praticamente, che cosa è successo? Che è da quando ho iniziato a fare ordini sul sito che sto cercando di prendere sto caspita di illuminante ed è sempre esaurito. L'altro giorno infatti ero sul sito per vedere le novità perché stavano facendo degli sconti e l'ho visto lì. Appena ho fatto l'ordine è andato esaurito di nuovo. Ho preso l'illuminante, che è questo qui, Golden Lights. Pagato 3,79 euro. Poi ho preso il I Want Candy Blusher nella colorazione Blushing e l'ho pagato 3,99 euro. Totale ho pagato 7,78 euro più 3 euro di spedizione,
quindi in tutto ho pagato 10,78 euro. Usciamo tutte le carte, le cartucce, ma per due prodottini minuscoli, eccoli qui. Oh my god, eccolo qui, questo è illuminante e questo è il blush. Allora, questo qui è l'illuminante. All'interno ci sono 7,5 grammi di prodotto, cioè un paio di 12 mesi dall'apertura, e come vi dicevo prima, questo è un illuminante nella colorazione Golden Lights, perché sul sito ci sono anche diverse colorazioni. C'è il Peach Lights, che è una colorazione pesca, e poi c'è la versione con il rosa, che non ricordo come si chiami. E, insomma, ci sono diversi modelli, cioè ci sono diverse tipologie di colorazione di illuminante, ma io ho scelto questa perché mi ha colpito tantissimo. I pigmenti, come riflettono la luce sul viso, una cosa, cioè, ragazze, guardate. Allora, adesso lo apro con voi. C'è il blush, vi faccio vedere dopo. Apriamo questo illuminante. Allora, proviamolo. Io adesso lo swatcho. Mi tolgo questo elastico qui. Vediamo com'è. Allora, ovviamente con la luce artificiale non rende. Oh mio Dio, guardate. Guardate che meraviglia. Allora, lo swatcho sul polso. Mamma mia, che meraviglia. Da qua ovviamente non si vede, molto molto pigmentato. Passiamo al blush, che è questo qui, blush nella colorazione blushing. All'interno ci sono 3 grammi di prodotto, sempre 12 mesi di pau dall'apertura. E apriamo anche questo. Ci riesco sempre. Okay. È un blush rosato tendente al malva e mi piace tantissimo. Infatti, ecco, questa è la pigmentazione del blush. Quindi, ragazze, questi sono i due prodottini che ho preso. E mi dispiace tantissimo per la qualità delle riprese quando ho girato l'unboxing, però purtroppo la giornata mi è venuta sotto sopra, capovolta, e non ho potuto registrare con la luce naturale. Però possiamo fare una cosa, siccome voglio assolutamente provarli, però per l'illuminante non ho il pennello adatto, devo andare a comprarlo, perché se io metto questo illuminante con i pennelli che ho, crea un effetto catarinfrangente proprio, perché è davvero molto pigmentato. In uno dei prossimi video, che necessariamente girerò con la luce naturale, proveremo sia questo sul viso sia questo per vedere com'è. Io farò la base e poi proveremo l'illuminante, metterò l'illuminante e il blush con voi, così magari lo potete vedere anche sul viso. Questo è quanto. Io ho finito per oggi, il video è terminato. Se non sono al massimo oggi è perché, ripeto, è stata una giornata davvero pesante. Mi sento proprio di non essere nella mia forma ottimale, perché è proprio stata una giornata di quelle da pollice in giù proprio. Aver fatto questo video oggi con voi già mi ha fatto riprendere un pochino. Spero che la serata termini in modo tranquillo. Quindi io vi ringrazio, vi do appuntamento al prossimo video. Buona serata e un bacione grande.